Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Stefania e sono un'appassionata di costume storico. Nel video di oggi realizziamo gli orli agli angoli. Per prima cosa stiriamo il pezzo di stoffa che vogliamo orlare. Dopodiché facciamo una piccola piega di un centimetro o mezzo centimetro per ogni lato su cui fare l'orlo. A questo punto decidiamo l'altezza del nostro orlo, se per esempio è 2 cm, però segniamo il doppio, nel mio caso 4 cm, da tutti e due i lati dell'angolo. Poi, aiutandoci con un righello, congiungiamo i due segni che abbiamo preso prima, creando una diagonale. Pieghiamo la stoffa in modo che i nostri due segni iniziali combacino. Poi con uno spillo assicuriamoci che sia davanti sia dietro la riga combaci. Passiamo alla macchina da cucire. Sfiliamo lo spillo e cuciamo lungo la linea che abbiamo segnato. Facciamo attenzione però ad evitare quel mezzo centimetro che avevamo piegato all'inizio, poi vedremo perché. A questo punto dovremo trovarci con una cuciola che parte dalla piega che avevamo stirato all'inizio. Prendiamo le forbici e tagliamo l'eccedente dalla parte dell'angolo. Ci siamo quasi, a questo punto dobbiamo rigirare l'angolo in modo che si formi il nostro angolo orlato, così da solo. Se abbiamo fatto bene e non abbiamo cucito l'ultimo pezzetto, vedrete che diventerà ancora più semplice piegare l'orlo in modo da renderlo più rifinito possibile. Ripassiamo il ferro da stiro in modo da bloccare bene il nostro orlo. A questo punto il nostro orlo è praticamente finito, dobbiamo solo bloccarlo. Io l'ho bloccato con una cucitura semplice e dritta a macchina da cucire, ma può essere bloccato anche con una cucitura invisibile per renderlo ancora più definito. Ecco qui il nostro angolo finito, guardate com'è carino, rifinito e senza stoffa in più. Adesso il nostro tutorial è davvero finito, spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se è così mettete un mi piace e seguitemi per avere sempre nuovi contenuti ogni settimana. Oppure restate qui perché ho dei piccoli aggiornamenti sul mio lavoro. Allora, ecco il mock-up, come vedete è molto brutto. Sì, è evidente che io non abbia più voglia di fare questi mock-up. Sono veramente orrendi, fatti male, ma non importa, perché indossato riusciamo a capire dove fare altri cambi, yeah! Come vedete, al momento il corsetto è molto migliore di prima, la linea della vita è migliorata diventando molto più curva,
Questa cosa è stata possibile modificando direttamente il cartamodello, poi nei prossimi video sul corsetto vi farò vedere bene come. Ho deciso in più di alzarlo un po' sul seno per contenerlo meglio, ma di accorciarlo sul punto della pancia davanti, perché altrimenti non riesco a sedermi, le stecche mi si infilzano nelle cosce. Spero che il prossimo sia davvero l'ultimo mock-up che vado a realizzare, perché non ce la faccio davvero più, voglio realizzare quello finale e voglio cambiare progetto. Però dai, non è così male adesso. Intanto ci sono anche nuovi aggiornamenti che però non riguardano il mio lavoro, ma i miei nuovi ospiti di casa, o più che altro il mio nuovo ospite di casa. Ecco Coco, sta crescendo, ha fame ogni secondo della sua vita, fa solo danni ed è così carina. Intanto Moshi è completamente delusa da questa scelta che ha fatto la mia famiglia. Ci voleva proprio questo nuovo micio? Lo scopriremo nei prossimi video. A presto, ragazzi!